Bentornati con il let's play di Pokémon Cristallo, parliamo statizia. Non è detto che un Pokémon di livello più alto vinca, potrebbe essere svantaggiato come tipo. Non esiste un Pokémon che sia il più forte in assoluto, grazie al cazzo. Secondo, il Colosseo è il più superiore di ogni centro Pokémon e per giocare via cavo. I risultati sono appesi al muro, non posso permettermi di vedere. Bravo, non vederli, che cacchio vuoi tu? Chissà quanti tipi di Pokémon esistono al mondo. 3 anni fa il professor Oak ne aveva calcolati 150 tipi differenti. Sì. Adesso siamo di giorno. Anzi, mi sa proprio di mattina, non lo so. Però adesso io volevo andare in basso per catturare dei Pokémon. Però lo faccio a telecamere spente, quindi a dopo. Anzi, prima di farlo volevo dare un'occhiata alle varie case. Allora, qui abbiamo il centro medico per Pokémon e qui una tizia. La torre radio di Fiordoropoli è un punto di riferimento. Ora stanno facendo una campagna promozionale. Ti modificano il Pokégear perché si possa usare anche come radio. Dopo ci devo andare, quindi. Questo è un market, forse il più grande che si trova in tutto Pokémon. C'è una buona scelta al centro commerciale. Ma certi strumenti si possono avere soltanto al casino vincendo. La mamma è una cacciatrice di offerte speciali. Cresce sempre a comprare con lo sconto. Che bello fare spese. Beh, voglio solo delle Pokéball. Mi è venuto al centro Pokémon di Fiordoropoli. No, non posso comprare. Beh, non usiamo le scale così è meglio. Vediamo un po'. Il Pokégear può contenere 10 numeri telefonici, è dura decidere quali numeri è meglio tenere. Ho preso il mio Abra al casinò, ora è il mio migliore amico. Al centro commerciale si vede che Fiordoropoli è una grande città, hanno una scelta che altrove non esiste, l'avevo detto anche io prima. È tutta merce dedicata ai Pokémon. Voglio comprare delle ball, si può? Salve, cosa posso compriamo allora? Delle Mega Ball, ok. Prima le abbiamo sprecate le cose, no? Le Mega Ball, che è giramento di scatole. Ciao. Vediamo un po' cosa c'è ai piani più alti. Io sono troppo impaziente. Nella lotta uso a velocità X così i miei Pokémon sono più rapidi. Non me ne fotte niente, sinceramente. Qui cosa c'è? Io adoro i Pokémon forti, con la proteina potente il loro attacco. Il ferro migliora la difesa dei tuoi Pokémon. Certi Pokémon si evolvono soltanto attraverso lo scambio. Ne conosco 4, Machoke, Kadabra, Hunter e Griveler. Ma so che ce ne sono altri. È importante che mi hai dato questa piccola informazione. Non puoi cambiare nome ad un Pokémon ottenuto con lo scambio. Il nome riflette i sentimenti del primo allenatore che l'ho avuto. Come Nixie. Dono segreto. Vuoi un regalo? Basta un bip. E quindi che devo fare? Boh. Cerco dei Pokémon. Hai Drowsy? Vuoi scambiarlo con Machop? Ce l'ho un Machop io. Poi dovrei ricatturarlo però. Va bene, facciamolo, dai. Ce l'ho, sarebbe il porco, sarebbe. Ok, scambiamolo. Poi lo vado a riprendere. Non si chiama Mickey questo tizio. Drowsy inviato a Mickey. Ora mi invii il Pokémon. E dai, tutte ste cavolate. E vieni qui, stupido Machop. Machop, eccolo qua. Abbi cura di Machop, ok. Verto scambia Machop con Drowsy. Grande, ora ho un Drowsy, grazie. Nulla. Tu che vuoi? La domenica una signora viene a vendere i Pokémon. Regala persino MT, quindi qui dobbiamo tornarci di domenica, grazie dell'informazione, dovrò ricordarmi.
Questo è l'ultimo piano. Ascoltati, Radio Fortuna, per vincere scambia i tuoi Pokémon il più possibile, per avere diversi numeri di identità. Se sei stanco, prova le bevande dei distributori, facendo anche i tuoi Pokémon. Distributore automatico, vendiamo. Prendiamo un lemon succo. Ok, basta, mi basta un lemon succo. Ora prendiamo l'ascensore per scendere. Siamo arrivati. Questo dovrebbe essere piano terra. Ok, usciamo e andiamo altrove. Che abbiamo visto, lì c'è il centro Pokémon, perfetto. Qui invece, questa cos'è? Il paese dei Balocchi, casinò di Fiordoropoli. Qui c'è un po' da vedere. Alle slot non vincono e alle carte ho perso tutto. Per la rabbia ho gettato il mio saldovanaio nei sotterranei e dopo ce lo andiamo a fregare. Ho insegnato Bora al mio Pokémon. Non è stato facile raccogliere abbastanza gettoni, ma è valsa la pena. Tu? Gioco sempre a questa slot. Machine, mi porta fortuna, credo. Non me ne vado, finché non vinco. Tutti giochi dipendenti qui. La vista è una scommessa. Voglio giocare fino alla nausea. Siete malati? Mi piace questa nuova slot machine, è più divertente della slot di Azzurropoli. Tutti i malati sono qui. Le carte! Le preferisco alle slot perché è più facile capire le probabilità, ma si vince molto meno. Proviamo a giocare qualcosa. Benvenuto, qui scambiamo i tuoi gettoni con stupendi premi. Come, ti manca il saldavanaio? Devo andare a prendere il saldavanaio nei sotterranei, mi sa. Questo è il casino, ti servono gettoni? Oh, ti manca un saldavanaio per gettoni. Vabbè, devo andare a prendere nei sotterranei. Ce l'ho tutto quel tizio, in pratica. Siamo con codesto. Ehi, ma questa città non è affatto piccola. Non mi ritrovo, lo so, me ne sto rendendo conto che non è piccola. Ok, lì sono andato, ora devo vedere qua. Qui cos'è? Ingresso sotterraneo. Ok, qui che devo andare. Qui sotto ci sono dei negozi, ma anche molti allenatori. Mi fa un po' paura andarci, perché sei down. La musica fa un po' paura, però. Quindi andiamo a prendere questo saldavanaio qua. Mi hanno espulso dal casinò. Ho provato ad imbrogliare con i Pokémon. Bravo. Mi fa piacere sapere che fai schifo. Ciro cervellone, manca in campo Grimes. Cos'è la merda? Quando c'ho sta Libra qua, cacchio. Andiamo Flumen, mostriamo chi siamo. Speriamo che muore con questo taglio. Quando sono felice, guarda. Mettiamola a capo Jingle, perché è lui che deve livellare. Gli è più importante far combattere lui. Ok, vai con rafforzature tu e stai tranquillo, mi raccomando. Vabbè, continua con rafforzature, non problem. Ancora beccata. Questa doveva essere una parte in cui catturavo Pokémon, invece sto facendo tutt'altro, benissimo. Che culo, si è salvato. Beccata. Ok. Ciro Cervellone l'ha preso in quel posto. Invece i miei Pokémon si sono appena
tagliati i capelli. Ti mostrerò la loro forza. Che cacchio. Tim, tuo fratello si chiama Vodafone, giusto? Ma che schifo quel Pokémon. Fa abbastanza schifo. Questo mi incula ora. Cioè, meglio mettere, non lo so, Lino. No, vabbè, sarebbe la... Chiamo Flume. Ora facciamo, non lo so, pistola acqua. Vediamo se lo distruggo. Mica tanto. Beh, tu usi taglio, adesso inizio anche io a usare taglio. È stato tu a provocarmi, mi dispiace. Tu non usavi taglio, non l'avrei usato. Da colpa tua, amico. Ok, Jingle livello 17, benissimo. Flumen pure sale. No, aumenta. Vabbè, lasciamo perdere, mi sto perdendo un bicchiere d'acqua. Qui cos'è? Ok, abbiamo trovato il saldavanaio, solo che voglio andare un po' più in fondo e vedere se c'è altro. Questo è il salone Pokémon. Sono il più giovane e meno costoso dei fratelli capelli. Posso rendere splendidi i tuoi Pokémon per soldi, 300. Ok, vai. Ok, di quale Pokémon vuoi che mi occupi? Vai con Lino. Lo renderò stupendo. Ah, giusto per far aumentare la felicità dei Pokémon, sta cosa serve. Presti attenzione alle combinazioni di tre vari tipi nella lotta. Se sai i vantaggi del tuo tipo potrai combattere meglio. Lo so. Elia Cervellone. E manda in campo Magnemite. Magnemite, non so come si pronuncia. Grandissimi effetti. Questo ora mi incula. No, questo mi incula di brutto. Vabbè, tanto senza Flumen non si può fare nulla, ormai ho capito. Siamo Flumen dipendenti. Ok, pistola acqua. Ho sbagliato! Porca puttana. Vabbè, si è salvato per la mia puttanata. Beh, ho iniziato con l'ira, continuiamo con l'ira. Visto che l'ira è cresciuta. No, continuiamo con Flumen a questo punto. Perché cambiare? Una bella pistola acqua a questo punto. Ecco come si batte un Magnemite senza problemi. Ti saliamo pure a livello 21. Sto facendo moltissimo in questo video, guarda. Questa è una delle città più grandi, quindi ci perderò più tempo. Che culo che ha avuto. Cazzo. Me l'ho afficcato in quel posto. Mi paralizzo, ora partono le bestemmie. Basta pure un'azione, guarda, per mandarti all'altro mondo. No, non voglio cambiare Pokémon. Allora, che facciamo, Raffica? Però gli faccia male. Non moltissimo. Ma nemmeno lui ne che mi fa moltissimo. Quindi ancora Raffica. Ok, abbiamo vinto. L'esperienza fa molto bene.
Ma direi di interrompere. Argento, tu che vuoi? Avrai senz'altro dei Pokémon rari con te. Fammi vedere. Spero che non ne hai molti, perché sinceramente voglio andare a giocare al casino e non voglio più perdere tempo con te. Tutto Poké fanatico. Che manda il combo Slowpoke. Una bella beccata. Possiamo far battere mica da un porco. No, ma sinceramente, cioè, voglio battere tutto con questo. Non ho intenzione di usare altri Pokémon. Anche se me lo sta ficcando abbastanza in culo. Dai, sopravvivi. Dio po'! Un deficit massimo. Che messa in quel posto. Beh, dai, facciamoci caso e continuiamo. Qui siamo a livello 20 anche con Lino. No, perché dovrei cambiare Pokémon? Siamo con Raffica. Ma dove vai con questa azione? Ma per favore, fammi il piacere. Ok. Tutto Poké fanatico l'ha preso in quel posto. Da qua cosa c'è? Questa è una strada che dovremmo fare in seguito. Solo che voglio vedere. Ora è chiuso. La porta è chiusa. Ok, lì dovremmo andarci in seguito a fare una cosa molto molto pallosa. Qui che si fa? Si risale. Ok, bene. Terreni completati. Qui siamo entrati. Ehi, ciao, sono il giudice onomastico e valuti i nomi dei Pokémon. Ok, valuti i nomi dei tuoi Pokémon, sì. Di quale Pokémon vuoi che valuti il soprannome? Del mio principale, Flumen. Vediamo che. Dunque, Flumen non è male. Ma che ne dici di qualcosa di meglio? Vuoi che gli trovi un nome migliore? No! Come vuoi, torna a trovarmi. Ma col cazzo. Lo bello Flumen. Ma qua sono uscito dall'altra parte dai sotterranei, giusto? Con te non ho parlato. Qui sotto mi hanno sfidato in una lotta. È dura, è meglio fare attenzione. Sì, ma voglio riuscire dall'altra parte, quindi andiamo da qua. Spero che in questa parte finisca l'esplorazione di questa città. Diciamo che si sta prolungando abbastanza la cosa. Pensavo di metterci tutto sto tempo. Che qua ho visto. Qui no. Sei un allenatore? Ti do un numero che ti sarà utile, va bene? Chi è Bill? Mio fratello maggiore Bill ha creato il sistema di memoria dei Pokémon. Ok. Colleziono Pokémon. Scusa, collezioni Pokémon. Mio figlio Bill è un esperto. Ora è dovuto andare al centro Pokémon di Amarantopoli. Ah, sì, ho capito chi è Bill. Torniamo al casino e spendiamo tutti i nostri soldi. Non sto scherzando. Questo è il casino, ti servono altri gettoni. 50 gettoni costano. 50 naturalmente. Basta. Giochiamo con questi. Vai, puntiamo 3 gettoni. Ma che affanculo. Sì, che rigioco, ormai ci ho preso il vizio. Vai, 1. Così non vinciamo un'ostia. Per poco, sì, rigiochiamo, dai. No. E ho fatto nuovamente schifo. Stavolta puntiamo due, dai, un po' di meno. Porca puttana! Ma non va proprio. Sempre due, mi raccomando. Ah! Vai. No! No, non vinciamo mai nulla. Dai, questa è l'ultima partita che poi mi rompo le palle. Ora va.
Oh. Che è successo là? Oh, la spacca! Puttana merda, puttana merda, puttana merda, Dio Tante. Quel 7 è abbastanza male. Dai, dai, andiamo l'ultimo. Mannaggia il gioco d'azzardo. Ma questa è l'ultima davvero. Guarda che ci sono altri giochi che voglio provare. Soldi buttati. Era giusto farvi vedere questa roba del casino. Chi cazzo è? Dai, sempre sta battona. E vai a quel paese. Qui ci sono altri giochi, mi sa, quelli con le carte. Sì. Che devo fare? Non so. Ah, devo puntare su quale delle quattro è secondo me. Per me è un Pikachu. E l'ho preso in... Per me è uno di questi, le punto 2, vai. Merda di troia. Sì. Allora, ora punto la capo su questo. Vediamo se è. Sì che voglio rigiocare sto punto. Voglio vincere qualcosa. Per me è uno di questi. Per me gioco sempre su quello blu. Un gettone, vai su quello blu. Sì, vai. Ho una bella ricarica gratis. Però ora non voglio più giocare. Ho fatto vedere un po' come Cribbio funziona qui la roba. Non dovrebbero esserci altri giochi. Quelli sono le carte, slot machine e basta. Usciamo da sto cacchio di casino prima che mi gioco anche l'anima. Andiamo avanti con l'esplorazione della città. Quel tipo si veste in nero come uno di Team Rocket. Che sciocco. Qui cos'è? Stazione di Fiordoropoli. Il treno non è ancora arrivato. Porterò i passeggeri sulle spalle. No, non funziona. Se ne è accorto che ha detto una cosa alquanto da down. La nuova torre radio ha sostituito la vecchia, che cadeva a pezzi. Tu che vuoi? Dunque, questa è la torre radio. Che vuoi, Mosca? Mamma. Benvenuto. Ciao, sei qui per lo show del numero fortunato? Puoi vincere con i numeri di identità dei tuoi Pokémon. Se hai fortuna puoi vincere un bel premio. Il numero di identità di questa settimana è 48337. Vediamo se corrisponde. No, mi scommetto. Peccato, neppure un numero corrisponde. Partecipa al quiz che si svolgerà proprio qui ora. Se rispondi correttamente a 5 domande vinci una scheda radio. Se la inserisci nel Pokégear puoi ascoltare la radio quando vuoi. Puoi partecipare, sì. Domanda 1. Si può vedere la mappa città nel Pokégear? Dovrebbe essere sì la risposta. Esatto, domanda 2. Nidoran può essere soltanto femmina, no? Dio Camper! Vabbè, sì. Poi me l'ho confuso proprio, scusate. Ma sono down allora. Poi domanda 3. Franz produce le Pokéball, usa le bicocche, sì? Ma sono anticappato mentale io. Sono anticappato, non ci possiamo fare nulla. Le G-cocche, no le bicocche, cazzo. Concentriamo, finora è tutto ok. Magikarp non può imparare alcuna mossa MT. Che cazzo ne so, sì. Poi hai indovinato ancora, adesso la domanda finale. Il Pokémon Talk del Professor Rock è un programma molto seguito. Che ne so, no. Ok. Ce l'hai fatta, complimenti, hai vinto una scheda radio. Benissimo. Il Pokégear di Umberto
può funzionare anche come radio. Ascolta i nostri programmi, contaci. Adoro Lori del Pokémon Talk. Purtroppo la conosco al volo. Timmy è un DJ favoloso. La sua voce può addolcire qualsiasi cosa. Tu che vuoi? Le nanne della radio fanno addormentare i Pokémon. La radio si può ascoltare ovunque, sintonizzati. Mi dispiace, qui ho messo solo il personale autorizzato. Prima non era così, sembra che il direttore sia un po' nervoso. Più avanti dovremmo esplorare meglio questa torre radio. Purtroppo ci sarà anche molto da combattere, però non vi faccio spoiler, anche perché tutti hanno giocato a questo gioco. Lì siamo andati, di qui ora. So che c'è un nuovo negozio di bici, ma non lo trovo, perché sei down. Se tratti bene i Pokémon ti vorranno bene a loro volta. Fammi vedere il tuo hot hot, è proprio carino, grazie. Prendo sempre i Pokémon, lo tengo fino a essere esausti. Forse è per questo che non piace i miei Pokémon, sì. Se ho avuto uno strumento sul mio Pokémon mi è mai riconoscente. Sinceramente non te l'ho chiesto, comunque. Negozio di bici. Sì, dopo aver spostato il negozio qui non vendo più nulla. Puoi andare un po' in bicicletta per farmi pubblicità? Davvero, grande. Dammi il nome e il numero di telefono. Ti presterò una bicicletta. Prendiamo la bicicletta in prestito. In prestito! Le mie biciclette sono di prima qualità. Puoi andarci ovunque. Dopo la proviamo questa bellissima bicicletta. Che poi la bicicletta la mette nello zaino, lo sa solo lui come Cristo fa. Qui non c'è più nulla, no? Beh, vado notevolmente più veloce. Qui sono già stato. La palestra, dopo ci andremo, parliamo qui, uè. Una volta, durante una lotta, il mio Pokémon non poteva più fare nessuna mossa. I punti di potenza o i PP delle sue mosse erano esauriti completamente. A volte un Pokémon non sanno più essere in grado di usare le sue mosse. In questo caso, rimetti l'insesto in un centro Pokémon usando uno strumento. Grazie. Qua c'era una casa in cui ci davano un oggetto importante e devo andarci. La 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 la, annaffia di qui, annaffia di là, trallallero trallallero là. Quando ha annaffiato l'albero che si muove sul percorso 39, ha preso a saltare. Credo che sia un Pokémon, ma sono uno forte come il nostro cavolo strachiara può batterlo. Che quindi qui devo far andare dopo l'oggetto. Ho capito, molto bene. Ok, questa era la città. Adesso però voglio andare un po' giù a telecamere spente a catturare un po' di Pokémon. Quindi a dopo. Cazzo, 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 cazzo. Mentre stavo qui al centro Pokémon, si sta per schiudere l'uovo e ne esce un Togepi. Togepi esce dall'uovo. Vuoi dare un soprannome a Togepi? Sì, lo chiamo Stellina. Quando verrà abbandonato dopo? Perché si è schiuso l'uovo. L'importante è anche questo Pokémon. Ok, a dopo. Nel frattempo ho ricatturato il porco. Sì, porca troia, finalmente ci sono riuscito a catturare questo cazzo di Ditto. Finalmente, Ditto, mutante, la sua capacità di trasformare è perfetta, ma solo se lo si fa ridere. Perde solo l'obbligo del suo trasferimento. Cazzo, finalmente, sì, lo chiamo Trans. Il nome adatto. Che si trasforma, non peraltro. Era ora, cacchio. Ora mi rimane solo Abra da catturare. Ci sentiamo quando lo cattura. Credo che per ora sia impossibile catturare quel cazzo di Abra. Se ne scappa sempre, quindi lo cattureremo in seguito. Però direi che ora è meglio se interrompiamo il tutto. Per ora è tutto qui da Umbi di Phoenix. Alla prossima.